funzionato tutto, siamo super soddisfatti, dagli è tutta. Ci abbiamo messo soltanto 12 ore per farlo. Però. Ciao, sono Alessandro dei Dirty Seagulls. Oggi ti spiegheremo come costruire questo drone e in più, cliccando qua sotto, se ti iscrivi al canale, lo potrai ricevere in premio. Dai! Essere così tutte cazzate. Perché voglio parlare delle ragazzette? Questa è un'inculata pazzesca, ragazzi. Ma non sarebbe utile, ecco, utilizzare uno schema di questa FC, sì, per fare queste cose? No, esatto, l'avrete in sovraimpressione in questo momento. Siri, fai partire un timer di 20 minuti. Boh. Allora. Si può dire la gira in televisione? Non si accende. Servirebbe un'altra birretta. No! Sta sudando. Ci vale. Col modello che noi ci piace, abbiamo scelto modello 11. Modello 11. Se noi creiamo. Che piace. Model 11. 3 idioti. Ciao, io sono Pollo e benvenuti al primo tutorial dei Dirty Seagulls. Io sono Nils e io sono Stefano. Oggi monteremo un drone, il nostro Pro Pack, come l'abbiamo chiamato. Nel link in descrizione potete trovare tutti i componenti necessari alla costruzione del vostro drone race. Allora, inizieremo questo montaggio partendo dal telaio, che è la parte del corpo centrale del drone. Seguiranno poi gli ESC, che sono praticamente il carburatore del drone, con i motori, la trasmissione video, quindi poi la telecamera e la ricevente tra telecomando e drone. In questo tutorial avremo fornito una infarinatura generale su come si costruisce un drone, quindi se una persona andrà a realizzare un drone anche utilizzando componenti differenti avrà comunque un'idea di come andrebbe realizzato. Non so se senso proprio. Era un Inception questo. Abbiamo deciso che Nils sarà il nostro braccio oggi e lui, esatto, pezzetto per pezzetto seguirà le nostre istruzioni. Non sono umanista, ma dovrei riuscire a mettere in piazza questi pezzi. Alla fine di questo tutorial voi dovreste riuscire ad avere un drone completo più o meno come questo. Vi consigliamo vivamente di comprare il set di corretti attrezzi, anche per quelli troverete dei consigli oppure ci potete scrivere, in modo insomma da non smadonnare. Se dovete comprare lo stagno, mi raccomando, prendete quello che è a 60% come percentuale, perché è quello che salda meglio, insomma. Va bene, cominciamo ad assemblare questo frame. Come ho detto prima, un drone è composto da due sandwich di carbonio uno sopra l'altro e sostenuti da degli standoff, che sono questi qua, e dei bracci che sostengono i motori, sono il quale poi sono collegati al centro della nostra struttura. Adesso andiamo a assemblare questa cosa qua. È un po' come il Lego o il Meccano, se è un po' più grandicelli. A te piaceva di più il Lego o di più il Meccano? Il Lego mi piaceva di più alla fine, era più colorata, era più punk. Anzi no, partiamo dal montare i bracci sulla struttura principale della base. Ok, allora questo qua è praticamente lo Stinghi, un telaio disegnato da un americano. Quello che noi mettiamo in descrizione praticamente è il clone di questo qua, che avrà delle piccole differenze, quindi non vi spaventate se quando aprite la confezione noterete che queste boccole sono un po' più alte o non saranno già montate sul plate, ma andranno messe. Dovrete montarle voi. Non vi preoccupate, il clone è un clone, perché esatto, è un clone. Vabbè, questo video qua sarà velocizzato, questo pezzo. Questo pezzo di video sarà velocizzato. Ok, abbiamo deciso di usare questi motori perché hanno delle dimensioni e delle caratteristiche a livello di potenza che insomma ci soddisfano. Quindi adesso quello che facciamo sarà semplicemente andare a posizionare i quattro motori sui quattro bracci in questa maniera. Andiamo a fissare. Allora, è importante non stringerle
tanto all'inizio, così, se no il motore non fa più gioco e non riuscirà a centrare gli altri. Così posso allinearmi poi i secondi buchi e metto la seconda, l'ultima vite qua. Madonna, inizio, sei bravissimo. Abbiamo messo tutti i motori. Oh, bene. No. Allora, adesso che abbiamo messo i nostri motori, abbiamo quindi questo avanzo di fili e possiamo montare i nostri carburatori. I nostri carburatori si chiamano Resistor ESC. ESC sta per Electronic Speed Controller. Electronic Speed Controller, praticamente loro prendono la corrente. Non serve che voi sappiate a cosa serve ogni cosa, l'importante è che la saldiate, esatto, al drone, esatto, nel modo giusto, perché altrimenti brucia. Si direbbe ESC, però non diciamo ESC perché siamo italiani. Quindi il prossimo step è tagliare i cavi dei motori alla lunghezza giusta per attaccare gli ESC ai braccetti del drone. Quello che di solito faccio io è prendere un pezzetto di nastro biadesivo, fissare l'ESC sul braccetto e poi semplicemente andare a prestagnare questi pad qua e installarci i cavi. Let's praticamente go. Di solito oltre appunto due fili di alimentazione, l'ESC arriva con due cavi, uno per il segnale e uno per la telemetria, cioè. Okay, lasciamo soltanto l'arancione e andiamo a tagliare il marrone. Abbiamo già 4 ESC già tagliati, questo è nuovo, questo è solo uno spare, quindi prendiamo i nostri 4 ESC. Questi ce l'avevi già pronti in forno? Ce l'avevo già in forno. Allora vi faremo vedere un ESC come viene messo e poi per gli altri utilizzeremo quelli già pronti in forno. Perfetto. Allora, normalmente il saldatore arriva con una classica presa di corrente che si attacca alla spina di casa e in questo caso noi invece stiamo usando un saldatore da campo. E con il saldatore vi consigliamo anche di comprare questo cavo che servirà a collegare il saldatore a una batteria lipo, delle stesse che usiamo sul nostro drone, ed è fondamentale perché nel momento in cui saremo sul campo potremo effettuare dei saldature senza dover usare la corrente di casa. 400 gradi è la temperatura di fusione perfetta per lo stagno. Praticamente appoggio la punta del saldatore sul pad che voglio andare a saldare, lo scaldo un pochettino, avvicino lo stagno e praticamente lo stagno si fonderà sulla nostra punta e si andrà a appoggiare sul nostro pad. Madonna, Nils. Praticamente con questa tecnica qua, tu cosa nel poggiare la punta del saldatore e mettere lo stagno tra il punto di contatto del pad e il saldatore. Vi consigliamo anche vivamente di aspirare i fumi dello stagno. Avete effetti fantastici. Andiamo a tagliare il filo marrone, che sarebbe quello della telemetria di cui noi abbiamo bisogno su questi ESC. Schizza lo stagno. Rospo si è appena ustionato. Va bene, vado a mettere. Ok. Perfetto. Ok. Allora facciamo così. Ok. Andiamo a mettere il biadesivo qua, un pezzettino, tac, e leviamo, prendi, quindi così, tac. Adesso ripeteremo questa operazione 4 volte. Perfetto, vediamo qua. Allora, di solito quello che io faccio è praticamente appoggiare i fili sopra, qua, e semplicemente con le tronchesi lascio un po' di margine e lo taglio, tac. Ecco fatto. Ma c'è Marco? Un po' più lungo. Ok. Allora, abbiamo tagliato tutti i nostri fili a lunghezza, adesso è un'operazione abbastanza complicata, praticamente bisogna spellare i fili senza tranciarli. Io di solito c'è chi usa questo attrezzo qua. Tipo io. Questo attrezzo qua, io invece faccio direttamente sempre con la mia tronchesina iniziale. Ma usiamo quello fatto apposta. No, questo? Ma ragazzi, ma è molto più bello questo, vi faccio vedere. Praticamente se sbagliate... Si avvicina la tronchesina senza stringere completamente il filo, si tira, tac, e il nostro filo è spellato. E si esegue la stessa operazione. Proviamo lo spellafili. Vai fai tu. Ok, allora, adesso vi facciamo vedere lo spellafili, che è uno strumento fatto apposta a differenza per spellare i fili. Scegliete la vostra misura, io non la so, ne faccio una a caso
E viene esattamente la stessa ma cosa. Ma è fatto la stessa cosa. Vabbè, però puoi stringere quanto vuoi, è quella la cosa. Ah, ok. Magari un giorno sei incazzato, stringi di più e non succede niente. Ok. Ora che abbiamo spellato tutti quanti i fili, bisogna, per poter far sì che aderiscano meglio quando andiamo a fare le saldature sopra iPad, li andiamo a prestagnare. Avvicino lo stagno alla punta e con la punta scaldata, tac, e si bagna. Vedete com'è bello lucido adesso? Praticamente il segreto poi sta sempre, non sarà una punta, cioè, mi sta tremando la mano, guarda. Nils, ma spiegaci un po', ma la punta dopo un po' si riempie di stagno, quindi come la puliamo? Allora, il segreto per pulire la punta del nostro saldatore quando è troppo sporca è una spugna della vostra mamma o di vostra, della vostra ragazza bagnata di acqua. Se è della nonna? La nonna tanto poi gliela rubi di nascosto neanche se ne accorgi. Perfetto, guardate com'è lucida adesso questa punta. Sembra Dior. 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 Non sai che qualcuno potrebbe dirmi che questo fumo non è buono? Però funziona così bene. Ma ci teniamo a segnalare che questo è un tutorial fatto da persone comunque non esperte del settore dell'elettronica. Noi abbiamo iniziato, noi ci siamo avvicinati al mondo dei droni che non avevamo alcuna idea di come, di cosa fosse un polo positivo o un polo negativo. Quindi abbiamo imparato tutto seguendo tutorial online come questo, da persone come noi. Ma in inglese. In inglese, esatto. Quello che noi stiamo facendo è portarvi in italiano ciò che abbiamo imparato. Io sono pure sicuro di aver cercato di guardarmi qualcuno in russo. Da. Sono i più belli quelli che ci mettono una musica di sottofondo talmente alta che non riesci neanche a sentire quello che dicono, ma tanto non ti serve perché usi solo i sottotitoli. Ora che abbiamo prestagnato tutti quanti i nostri filamenti dei motori, e quello che dobbiamo fare è andarli a posizionarli sui pad degli ESC. Per aiutarci useremo queste pinzette. Sono lo strumento, secondo me, più importante dopo il saldatore nel kit di un costruttore di droni. Sì, esatto. Praticamente vi aiutano a emulsionarvi le dita quando voi state andando a fissare il vostro pad sulla... Si vedeva anche un po' meglio forse. Quando non ti piace la... quella là prende un po' male, adesso andiamo a sistemare, però prima fissiamo i tre. Ok. Vabbè, quella là va abbastanza bene, vogliamo rifarla? No. Comunque noi siamo un po' approssimativi come dirti sì, calza il nostro marchio di fabbrica, questa è l'approssimazione. Le saldature l'importante è che reggano. Sì. Devono reggere gli impatti che il vostro drone andrà a impattare. Ma sai una cosa però? È importante che le fasi dei motori non tocchino il carbonio, perché il carbonio è altamente conduttivo e quindi si potrebbero creare dei problemi, i motori potrebbero prendere fuoco. A volte se la vostra saldatura è un po' brutta, il segreto per pulire la vostra saldatura è tagliare quel pezzetto che... Non lo dirà nessuno questo però. Questo è barare però. Guarda come prende forma il nostro sandwich di carbonio. Fantastico che stai montando i carburatori dei motori. I carburatori del nostro drone di sandwich. Cioè, qualora i vostri motori girino al contrario, comunque nel verso sbagliato, ci sono due modi appunto. Uno è quello di invertire i fili e l'altro è quello di connettere il vostro drone ad un programma che si chiama BL Heli. Con questo programma potete sia aggiornare gli ESC sia invertire singolarmente la rotazione di ogni motore. Però se non vi va di avere pratica al computer, vi basta semplicemente invertire l'ordine dei fili. Quindi adesso praticamente abbiamo saldato i nostri motori agli ESC e dobbiamo semplicemente collegare adesso la nostra flight controller o FC o scheda di controllo e sul drone. Prima di fare questo dobbiamo fissare la nostra flight controller al drone con questo. Nei link in descrizione potete trovare il set di video e bulloni giusto per attaccare il flight controller, perché purtroppo il mondo dei droni è un mondo complesso e spesso rispetto al telaio che comprate il set di viti che vi danno in dotazione non combacia.
Sì, altrimenti forniamo comunque nel descrizione anche un pratico kit con tutte le lunghezze delle viti di cui avrete bisogno in tutta la vostra vita e in tutti i vostri futuri droni. Capiterà spesso che le vostre viti cadranno sotto al tavolo e perderete ore nella ricerca di queste viti, invece se avete il vostro kit là ne prendete un altro e poi un giorno con la scopa troverete quelle che avete perso. Allora, come abbiamo detto prima, abbiamo tenuto una delle viti del motore da parte, quella da più lunga, da 5 mm, per poter fissare i nostri dadini con il quale poi andremo a fissare la nostra flight controller. Quindi adesso quello che faccio entrare la nostra viti qua dentro. Guardate poi che la cura che ha per le unghie, Nils. Cazzo, lo sapevo che non... Come potete vedere, sono pulite. Adesso che abbiamo messo i nostri dadini per poter rialzare la nostra FC, andiamo a prendere gli standoff in gomma. Gli standoff in gomma hanno la funzione di isolare la nostra flight controller dal telaio in carbonio e ammorbidire le vibrazioni che potrebbero arrivare dai motori lungo i bracci del telaio. Tac. Ecco qua. Perché quello che dobbiamo fare adesso è poter collegare il cavo di alimentazione della batteria sulla nostra FC. Questa operazione è abbastanza complicata. Andiamo veramente a prestagnare il nostro cavo. Bisogna abbondare con lo stagno in modo che praticamente lo bagniamo tutto quanto. Abbiamo spava. Vedo una Madonna, grazie di vita. Abbiamo stagno. Vai, lanciatelo negli occhi. Bravo. Dobbiamo andare a prestagnare anche i pad che dell'FC. Sono sono prestagnati. Esatto. Che sono già prestagnati nel nostro caso, ma voi li dovrete prestagnare. Facciamo finta che non l'avete visto questa cosa. Li facciamo così. Tac, ci metto un po' di stagno qui. E tac, un po' di stagno qua. Poi un'altra cosa importantissima è non sbagliare la polarità. Ricordiamoci che il nero corrisponde sempre al negativo e il rosso corrisponde al positivo, quindi noi abbiamo un meno e un più qua, quindi il meno è il nostro negativo, lo andiamo a saldare sulla nostra. Se sbagliate questa saldatura e invertite i poli, il vostro drone prenderà fuoco appena attaccherete la batteria. Bravissimo. Pollo può confermare questa Io cosa? Io posso confermare questa cosa. Non è diventato caldo il cavo che dovevi usare la pinzetta? Sì, infatti. Pollo ha le mani. Nils ha le mani di amianto, quindi lui la pinzetta non la usa. Comunque una cosa, il connettore è in prossimità di altri componenti che non vogliamo. Questo cavo comunque è troppo spesso. Sì, è un cavo un po' grande. Una cosa che possiamo fare adesso per accertarci che non abbiamo fatto, che non ci siano corti e che l'FC funzioni, attacchiamo la batteria sulla nostra FC e vediamo se si accende. Che idea facciamo questa prova? Beh, direi assolutamente sì. Controlliamo che non ci siano dei corti, guarda un po' tu che ci vedi bene. Fantastico. No, controlla bene. Segno della croce. Si accende. Si accende. Perfetto. Sta funzionando. Siamo stati bravi a saldare. Ok. Esatto. Come potete vedere c'è una piccola freccetta qua. Questa freccetta serve a indicare il verso nel quale la FC è predisposta per essere montata. Poi sul programma si potrebbe anche cambiare, però in questo caso noi rispettiamo l'ordine imposto dal costruttore. Hashtag ProPack. Hashtag ProPack. Hashtag pappa pronta. Adesso siamo arrivati a questo punto, vogliamo parlare un attimo del sistema digitale DJI? Voi cosa ne pensate di questo sistema digitale DJI? Allora, usiamo il nostro Pro Kit per stringere i dadini. Oh. Quello che dobbiamo fare adesso è collegare i nostri ESC. No, hai detto male. I nostri carburatori dei motori al nostro sandwich di carburante. Quindi andiamo a collegare il positivo dell'ESC con il positivo dell'FC
in negativo e poi questo cavetto in mezzo che non so bene cosa faccia, ma lo dovete collegare. È il segnale. Quello è il segnale. In pratica tutti gli input che darete col vostro telecomando passeranno all'FC e poi dentro l'esche tramite il filo del segnale. Wow. Così. 1, 2. In basso e sinistra o... Sull'FC, nel momento in cui saldate il positivo e il negativo, avete anche un terzo cavo, che è quello del segnale. Il segnale deve essere corrispondente al motore, quindi... Quindi in pratica ogni segnale corrispondente al motore numero 1 dovrà andare nel segnale 1 dell'FC. Quindi se voi allineerete l'FC come dice la casa produttrice, voi avete il segnale 1 che è proprio vicino da questa parte. Questo è troppo lungo. Quindi diciamo che l'1 andrà al segnale 1, il 2 andrà al segnale 2. Se voi girate l'FC e quindi la spostate, automaticamente l'1 andrà qui, il 2 andrà qui e quindi sarà così. Quindi vi consigliamo sempre di montare l'FC secondo il verso del costruttore. Pollo, ma tu non hai sete? Ci vorrebbe proprio una birretta. Veramente. Per il cibaccio, cazzo, che bomba. Bel brindisi. Evviva. Grandi, Nils che salda. Nils che salda. Normale questo. Tra i link in descrizione potete trovare anche il link affiliato per acquistare una Peroni. Il drone azzurro. Ma che cazzo stiamo a fare? È un po' come il carburatore di una moto, insomma, Nils, vero? Sì, praticamente è lo stesso concetto. Il carburatore è collegato alla serbatoio di benzina e quando noi con... Bene, abbiamo finito di saldare gli ESC alla nostra FC. E adesso possiamo passare allo step successivo. Prima. Io invece quello che farei, ragazzi, è... collegarla al computer e vedere se girano i motori? No. No, questo si prosegue. In teoria una persona normale adesso connetterebbe l'FC per vedere appunto se i motori. Ma noi andiamo spediti. Però attacchiamo la batteria almeno e vediamo se i motori si... sono, prendono vita. Attenzione. Oh. Oh. Va bene. Quindi montiamo la camera sul telaio per poi effettuare le saldature. Okay. Vai Nix, monta allora, il supporto. Generalmente appunto nel nostro sandwich di carbonio abbiamo queste fantastiche paretine che servono a tenere la camera incastrata dal telaio. Quindi andiamo a mettere queste paretine particolari. Ma è fantastico. È fantastico, eh? Bello. Fantastico. La stessa cosa. Dobbiamo andare a installare la nostra camera nella sua sede. Come vedete il sistema è studiato apposta per il nostro super. Quando noi avremo l'orizzonte dritto, praticamente quando avremo l'orizzonte al centro dell'inquadratura, praticamente il drone starà avanzando un pochettino e quella sarà praticamente la nostra velocità standard di crociera con il quale il nostro drone avanza. Ok, adesso comunque il nostro drone sta prendendo forma. Allora, una cosa che molti non sanno, che il drone FPV tendenzialmente non registra dalla camera. Quello che noi facciamo con la camera è soltanto avere il punto di vista del drone. Quando vogliamo una ripresa in HD, montiamo una GoPro sul davanti del nostro drone che si aggiunge a questa camera e quindi abbiamo una ripresa in HD. Questo però diciamo che è un discorso vero del tutto fino all'altro ieri, prima che DJI mettesse sul mercato un nuovo sistema digitale. È vero, me l'ho scordato. Mi sto apprestando a collegare la camera. Siccome mi piace avere tutti i fili arrotolati che fanno questo effetto arcobaleno che sembra un po' un braccialetto hippie, siccome questa camera è usata, perché siamo dei barboni, abbiamo già presaldato i nostri tre cavi, perché questa telecamera era montata su un altro drone. Una cosa importante, ogni camera viene alimentata da un voltaggio differente, quindi se voi guardate dietro la vostra camera, Pollo inquadra dietro la camera, ci sta un voltaggio che andrà circa dai 7 ai 24 volts. Essendo una lipo da 16.8 vuol dire che praticamente la camera può essere addirittura alimentata direttamente dalla lipo. Quindi saldiamo adesso il filo nero della camera sul ground dell'FC corrispondente alla camera, quindi la parte frontale dell'FC in questo caso. Adesso stiamo saldando il filo giallo del segnale al cam S della FC. Che significa cam signal. Signal. Quindi ricordiamo che tutti i pad su cui voi dovete andare a saldare devono essere prima prestagnati. Noi questa cosa l'abbiamo già fatta perché stiamo utilizzando un FC usata, ma voi
quelli che andate a utilizzare prima li dovete prestagnare. Il video deve passare tramite l'FC, poiché l'FC ha un sistema OSD, il che significa che molte informazioni di volo verranno trasmesse dall'FC alla camera, quindi vedrete direttamente nei vostri occhiali il voltaggio, eventualmente anche la temperatura degli ESC, sì, ma non vi serve a niente. E il segnale RSI, ossia il segnale, l'affidabilità del segnale tra radio e drone, quindi pure tipo il meteo di New York posso esatto, vedere esatto, anche la borsa, il Nasdaq, tutte queste cose così qui. Mentre volo posso essere sempre informato, esatto. Procediamo e andiamo a saldare la VTX, cioè quello che vi manda il video dal drone ai vostri occhiali, video transmitter. Se la VTX prende una botta o durante un crash una cosa, voi perdete il video e quindi perdete il drone e quindi perdete soldi e quindi non potete più controllare il Nasdaq degli occhiali. Il sistema trasmittente video è composto da questo chip qua, questo chip, e questa antenna. Praticamente l'antenna è collegata così tramite questa nostra VTX tramite questo cavo. Per fissare la nostra VTX andiamo a prendere una striscetta di biadesivo come questa qua e la applichiamo qua sul... Non vedo niente. Due cavi serviranno ad alimentarla, che sono questi due, il rosso e il nero come sempre, ricordiamocelo, positivo e negativo. Questo video filo giallo invece, il giallo generalmente sulle trasmittenti video e sulle FPV camera corrisponde al segnale video. Mentre invece questo cavo qua, che si chiama, è il cavo dell'audio, ha due funzioni, trasmissione audio, se ci fosse un microfono installato sul drone, e smart audio. Smart audio serve a poter far sì che la FC immetta dei comandi nella nostra trasmittente video, tipo cambiare i canali, quindi noi possiamo remotamente cambiare il canale della nostra trasmittente video. Esatto, perché vi potrà capitare delle volte di andare a volare magari con dei nuovi amici che usano lo stesso canale video che utilizzate anche voi. Grazie allo smart audio dai vostri occhiali potete cambiare canale come si cambia canale della televisione e volare felici senza interferenze video da parte di altri piloti. Allora, intanto avvolgiamo le nostre isolanti intorno al nostro modello. Ok, quindi quello che dicevo, che è importante mantenere la nostra VTX isolata. I connettori in metallo dovrebbero non toccare le parti in metallo del nostro drone o il carbonio, perché può succedere che ci siano delle interferenze che arrivino dai motori. Quindi per esempio, vabbè, dammelo a me Rospo, se no devi stare sì. In piedi. Che dici, così va bene, non mi sembra che tocca nulla. Ok, quindi abbiamo isolato la nostra VTX, l'abbiamo infagottata dentro del nastro isolante. Esatto. Poi l'abbiamo incollata e adesso andiamo a reggere il connettore, io direi con una bella fascetta. Sì. È l'ora di una fascetta. Ma lo vogliamo mettere su questo qua? O lo vorresti mettere no, qua? No, io lo metterei a panino sotto e tutto sotto e basta. Come si fissa qua, scusa? Così. Così? Passi una fascetta là e basta. Dovrà spostarsi il naso. Non mi piace qualcosa, come però va bene. Tu? Fa vedere il super. Dobbiamo cercare i pad dedicati sulla nostra FC per alimentarla. Lo stesso vale per l'ingresso video, questo cavo giallo, e il nostro smart audio. Allora, come per la camera, anche la VTX ha dei voltaggi. Questa VTX, nello specifico, che andiamo a utilizzare, può essere alimentata a LiPo e quindi non ha questo problema. Ma con altri modelli di VTX magari dovete stare attenti perché deve essere alimentata a 5 volt e non a bestia. Quello che noi vogliamo fare in questo caso però è cercare di aiutare, quindi se voi prendete il nostro kit avrete a disposizione tutti quanti le cose che funzionano tra di loro. Queste gocce di stagno che volano sono pericolosissime. Bella quella colata di stagno, bellissima, mostriamola. Guardate come stiamo saldando in modo grossolano. Tanto il tavolo non è tuo. Ah, che bella la colata di stagno direttamente sulla nostra trasmittente, sulla nostra FC. Vuoi pulire la punta magari? Sì. Ok, adesso abbiamo veramente collegato la nostra trasmittente video
Se vogliamo, se facciamo vogliamo, una prova. Facciamo una prova video. Possiamo già scoprire se il nostro drone è in grado di trasmettere video. In questo è fondamentale che la nostra trasmittente video, nel momento in cui viene accesa, sia collegata all'antenna, perché altrimenti il cellulare si è spento. Ah, si è surriscaldato. Ah, dici? Ma era in aereo? Sì. Caricato allora? No, no, secondo me. Vabbè. Allora, che fa questo? Con questo qua noi possiamo vedere, quando nel momento in cui accendiamo, se il nostro drone sta trasmettendo video. È come gli occhiali, però praticamente a forma di schermo. Allora, vai, proviamo. Proviamo. Attenzione. Potrebbe essere A1 e F1. Qua non vediamo nulla, però sicuramente è semplicemente un problema di canale. Secondo me invece di essere F1, vabbè, questa cosa la saltieremo. Ecco. Oh! Bella flight! Perfetto, fantastico. Sopra. A vedere. Ok, e muovendo il drone. Ci possiamo inquadrare, cazzo. Possiamo. Inquadriamoci. Fai così, inquadriamoci. Oh. Ah, queste sono le soddisfazioni. Neanche una riga di rumori, ragazzi. Quindi l'unica cosa che adesso dobbiamo fare è avere la trasmissione per il nostro radiocomando. E l'unica maniera per ottenerla è montare una ricevente. Prende questo piccolo oggetto, attraverso l'antenna riceverà i segnali dal pilota attraverso il telecomando. Il telecomando è questo qua, come potete vedere. Tramite questa antenna comunica con questa antenna e parla con la nostra. Sì, però mostralo la camera, è venuto tipo girato. Hai ragione, scusa. Questo qua è il nostro telecomando. E attraverso queste antenne comunica con la nostra flight controller e il pilota dirà al nostro computer di bordo cosa i motori devono fare. Quindi andiamo a installarla. Allora, abbiamo tre fili, un filo rosso per l'alimentazione, un filo nero per il negativo e il filo giallo che è il segnale. Allora, il problema vero e proprio quando appunto compriamo un RX che deve parlare la stessa lingua del telecomando, in questo caso questa Taranis è europea, si vede dallo sticker, quindi dobbiamo comprare una RX allo stesso modo europea. Allora, adesso per rendervi più facile il compito, per l'ennesima volta comparirà in sovraimpressione la specifica dei pin su cui dovete andare a installare l'RX. Stiamo facendo passare i cavi sotto la nostra FC, sotto la nostra FC, e farli sbucare dall'altra parte, in modo che dopo, quando andremo a mettere lo strap che regge la lipo, non ci si crea il problema che ogni volta che si stringe lo strap magari si qualche trancia filo, qualche basta, filo, esatto, così l'FC sopra è totalmente pulita. Oh, un altro saldatura di quelle proprio a prova di stagno. Stagno. Ok, adesso andiamo a saldare l'alimentazione, sì, che è questo qua, dell'RX. Bene, abbiamo fatto le nostre saldature, adesso Nils ti dà una ritoccatina per renderle veramente juicy. Ok, perché non è che con questo tutorial ci vogliamo far parlare dietro da saldature brutte, per le saldature brutte che tanto le abbiamo fatte di schifo. Quindi allora, visto che questa FC ha il pad per alimentare l'RX che andrebbe configurato, noi lo bypassiamo per renderci la vita più facile e andiamo ad attaccare l'alimentazione dell'RX dove abbiamo attaccato anche l'alimentazione della camera. Perché il range di funzionamento dell'RX è dai 3 ai 10 volts, quindi noi possiamo tranquillamente attaccarla al pad di 9 volts. Senza stare a fare smanettamenti vari, insomma. Okay. Ok. Quindi andiamo a rifare la prova per vedere se adesso la nostra RX schioppa o funziona. Funziona. Ok. Sono quelle soddisfazioni che ti danno un po' di brivido mentre stai facendo il lavoro, in ansia, pensavo che hai rotto tutto. A questo punto un passaggio fondamentale, cioè il binding. Addentriamoci nel bind.
Allora, il bind che cos'è prima di tutto? Qual è il problema? Perché uno deve fare il bind? Il bind va fatto perché sennò la ricevente non comunica con la ricevente del drone. Allora, senza dilungarci troppo, possiamo dire che sull'RX del drone, questo qua che abbiamo appena installato, c'è un tastino. Questo tastino andrà premuto mentre si collega la batteria, esatto. E mentre la radio è messa in modalità bind. Quindi adesso andremo a mettere la radio in modalità bind. Io prima creerei un nuovo profilo. Un nuovo modello. E abbiamo creato un nuovo modello magicamente. Facci vedere. Vai, ma come si levano i vecchi modelli? Che io non lo so. Tipo, se io voglio eliminare questo, tieni premuto. Ma che cazzo? Prova a premere quell'altro. Move model. No, premi quello. No. Vabbè, fanne uno nuovo, dai, tanto sì. Non c'è il problema. Okay. Allora, spegni la roba, sti cazzi, va. Sono qua. Esatto. Ok, quindi facci vedere come crei un nuovo modello. Allora, noi adesso essenzialmente abbiamo acceso la nostra radio. Qui ci sono già dei modelli creati, ma facciamo finta che non ci siano, quindi diciamo che prendiamo una posizione. Noi creiamo adesso un nuovo modello. Premiamo la rondella, create model. Ok. Scegliamo multirotor, vogliamo volare, e premiamo exit. A questo punto il nostro modello 11 è creato, in questo caso per voi sarà il modello 1. Quello che... principale su selezione del nostro modello, premiamo page una volta, siamo nel model name, teniamo premuto e con questa rondellina diamo il nome e quindi lo chiameremo ciao. Ok, perfetto. Una volta fatto questo premiamo exit, il nostro drone diciamo è pronto per essere bindato. Per andare a fare il bind bisognerà mettere la radio prima in bind, quindi perfetto. Quindi premiamo quello al centro, poi premiamo page, entriamo nel menu da 13 pagine. Quello del setup della quello radio. Del setup. Andiamo giù, scrolliamo giù finché non arriviamo a internal RF e troveremo la scritta BND che significa bind. Quindi il procedimento è mettere la radio in bind, okay. Andare su BND, quindi schiacciare il tasto centrale, scegliere telemetria on 1-8 canali, potete fare anche 9-16 in realtà perché non cambia assolutamente niente, ma facciamo 1-8. Quindi la radio farà due cose, o lampeggia o suona, o entrambe le cose. Okay. In questo caso sta lampeggiando. Mentre lampeggia, il trick da eseguire è il seguente. Premere questo pulsantino che potete vedere qua, questo pulsantino. Sull'RX. Premere il pulsantino. Tenerlo premuto, in questo caso mi aiuterò con questa pinzetta. Mentre il pulsantino è premuto e la radio è in bind, attaccare la lipo al drone. La lucetta lampeggerà e diventerà rosso, cioè verde fisso, rosso lampeggiante. A questo punto puoi staccare la lipo. Non è necessario tenere il tastino del bind premuto a quel punto. Una volta attaccata la lipo potete anche togliere la pressione. A quel punto disattivare il bind lì. Premendo exit. Riattaccare la lipo. Non so se l'ho premuto abbastanza forte. E in questo momento potete vedere che il LED della nostra RX diventa verde. Fisso. E quindi la radio è bindata e comunica con la nostra RX. E adesso lo andiamo invece a provare. Beh, prima di andare a provare dobbiamo fare una cosa. Manca un ultimo componente. Questa è una cosa abbastanza importante. Per avere un video clean. Senza interferenze, la cosa più semplice da fare è montare in un punto del vostro drone un dissipatore. Allora, detto anche condensatore. Esatto. Che poi è un dissipatore o un condensatore? Forse è un condensatore. No, non c'è. Ha detto una stronzata. Allora, semplicemente questo qua va immesso nel circuito, dato che praticamente la corrente che arriva agli ESC è sullo stesso circuito della batteria. Possiamo benissimo mettere il dissipatore su uno qualsiasi dei pad dei nostri ESC. Ma davvero? Certo. Ah, non lo sapevo. E tendenzialmente si cerca di mettere il condensatore più vicino alla fonte di corrente, che sarebbe la batteria. Però non c'è nessun problema a metterlo nel circuito montandolo sugli ESC. Quindi adesso Stefano ha già installato recentemente un filo nero qua su grigio.
sul grigio e un filo rosso qua. Allora, posizioniamo il nostro condensatore nel punto che ci piace di più, in questo caso qua, poi lo fisseremo con una fascetta con dello scotch e cerchiamo il pad più facile da raggiungere, positivo. Allora, io lo metterei qua, però lo accorcerò un pochetto. RFC. Rischio. È stata un'eruzione lavica. Sempre un po' zozzo nella nostra sigla. Quindi stiamo collegando il negativo del condensatore sul negativo di un ESC. E nello stesso modo adesso attaccheremo il positivo sul positivo di un ESC sempre. Questo per filtrare la corrente. Si prende un'antenna, si mette così. Si prende una termorestringente. Infiliamo la termorestringente. Ok. In questa cosa abbiamo una termostringente un po' corta, quindi ne mettiamo un'altra. Quindi praticamente creiamo un malloppo che comprende termostringente, fascetta e antenna, in modo che l'antenna diventi praticamente una roba rigida. Il luppettino lo stringiamo un pochettino, ci infiliamo la prima fascetta, stringiamo la fascetta in questa maniera. Vedete come sta su bella dritta questa antenna? Esatto, quindi la nostra antenna sta dritta, l'altra antenna sta dritta anche lei. Si è involucrata nella stessa maniera dell'altra. Esatto. Questa tecnica l'abbiamo imparata dal mitico pilota Mr. Steel. Ecco qua. Quella è la scelta in eccesso. Adesso la mettiamo. Ok, vedete, quindi abbiamo creato una stupenda L che ci involucra tutta l'antenna. Io ovunque andiamo a volare, pure tipo in Madagascar, oppure a un convegno, cioè può andare da un convegno di Salvini e volare col drone sopra i leghisti senza che perdi il segnale. Abbiamo fissato la fascetta qua. Questa dovrebbe essere una soluzione che miglioreremo dopo. Ok, poi prendo lo scotch, lo avvolgi qua. Ok, quindi come potete vedere abbiamo fissato la fascetta al nostro supporto con questa fascetta qua e avvolto un po' di nastro isolante qua e l'antenna sporge da così dietro. Ma quanto era meglio oggi andare al mare e dormire tutto il giorno? Sì. E invece adesso noi vi faremo vedere subito come vola questo fantastico drone e poi vi forniremo un video aggiuntivo in cui vi mostreremo come configurarlo in Betaflight da zero. Ok, adesso vi faremo vedere un ultimo ritocco. Se voi avete delle vecchie eliche, non avete perché questo forse è il vostro primo drone, e potete prendere le vecchie eliche, potete prendere delle forbici, se le andate a tagliare vi potete ricavare delle perfette protezioni per gli esche, perché quando fate i crash le eliche solitamente andranno a impattare sugli esche e probabilmente vi romperanno o taglieranno dei cavi. Allo stesso modo fermate anche ulteriormente gli esche. Perfetto. Altra cosa che dovete fare prima di accendere il drone, che è molto importante. Farence Frame è un brand italiano che produce telai per droni da corsa. Quindi se non vi piace il design di questo potrete comprare quello fornito da Farence Frame. Ok, eliche. Finito, completato. Abbiamo completato il drone, stiamo per fare il volo inaugurale. Ci dobbiamo sbrigare perché sta per fare buio. E sei pronto? Pronti.